1, 4, 3, 6. Trucco svelato. L'uno praticamente ha due semi. Se ne copro uno, sembra l'uno. Se copro sopra lo spazio vuoto, sembra il 3. Lo stesso per il 4. Se copro da una parte, sembra che ci sia il 4. Se copro lo spazio vuoto, sembra che ci sia il 6. Quindi da una parte abbiamo l'1 e il 3. Però basta fare un attimo così e c'è il 3 veramente. E lo stesso dall'altra parte, abbiamo il 4 e il 6, ma basta fare così e c'è il 6 veramente. Quindi abbiamo il 3 da una parte e abbiamo il 6 dall'altra. Ma la cosa interessante è questa qui: basta prendere la carta, scuoterla e dall'altra parte abbiamo l'8.